Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta della nonna. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci vanigliato e sale. Per la crema, latte, zucchero, amido di mais, uova, vanillina, pasta di limone o scorza di limone e pinoli. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema. Mettere nel boccale lo zucchero e polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte. Le uova. L'amido di mais. La pasta di limone o scorza di limone. E la vanillina. Ed azionare il bimby per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente a contatto e lasciare raffreddare completamente. Lavare ed asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo la frolla. Mettere lo zucchero e polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, le uova e il tuorlo, la vanillina, il lievito e il sale. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso 2/3 della frolla dal frigo, stenderla tra due fogli di carta da forno. Posizionare in uno stampo per crostate da 26 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la crema. Mettere i pinoli. Mettere momentaneamente da parte, stendere il resto della frolla e posizionarla sopra. Spennellare la superficie con il latte. Spolverizzare con i pinoli. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti. La torta è cotta. Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta della nonna. Grazie e alla prossima ricetta.